democratica abruzzese, nostra abruzzese, in tutto questo suo periodo di presenza al Parlamento europeo. Io pure ho fatto il parlamentare europeo, ma non ho avuto il piacere di trovarmi tra di voi, mi elessero al centro, quindi a Roma e qua a quindi io mi metto fuori da questo giudizio che ho potuto riconoscere solo a Gianni Pippetta. Presenta un libro su una delle grandi questioni italiane e non solo, questa dello squilibrio che sul piano economico, sul piano dell'occupazione, del reddito delle persone, del prodotto per aree o per regioni, a questo squilibrio che si è ripreso rispetto alla storia. Prima degli anni 60 c'era questa spaccatura tra il sud dell'Italia e il centro-nord, nord in particolare, perché pure il centro allora aveva problemi di ripresa del gruppo Veri. Oggi questa crisi che diciamo dall'8 al 14 ha scosso non l'Italia, l'Europa certamente, ma più largamente dell'Europa, anche altre aree del mondo, questa crisi ha riproposto questo enorme problema di un arretramento di uno sviluppo che c'era pure stato negli anni 50, 60, fino a metà degli anni 70 nel nostro paese, di un avvicinamento delle condizioni del mezzogiorno alle condizioni più generali del nostro paese. C'è questa crisi aperta e c'è la necessità di fare molte cose e che sia una priorità assolutamente straordinaria anche il governo e la ragione di questo incontro con il libro di Pittella che verrà presentato, poi ce lo parlerà bene questa sera, insomma questo impegno. L'Europa, l'Italia poi ha anche una prospettiva europea nel Mediterraneo, c'è l'Africa, ci sono molte contraddizioni, molte difficoltà, ma anche forse in prospettiva possibilità di recupero di sviluppo. Questo è l'obiettivo che anche con l'incontro di questa sera ci siamo proposti. Diamo la parola con la cultura, ma da presidente. Allora, presidente Marini, meglio, grazie, perché ha fatto una bellissima presentazione che vale tutto da esaustiva completamente. Comunque, giornalista dell'unità del nostro. Sì, allora siamo qui insomma per presentare questo libro che è appunto scritto da Gianni Pittella e Amedeo Lepore, che appunto parla, come diceva il presidente Marini, effettivamente si chiama proprio, scusate il ritardo, Edito Donzelli, perché i ritardi nei confronti del Mezzogiorno forse sono quantomeno oltre un secolo e se non di più, e effettivamente si sono riproposte con questa crisi, si è riproposta quella cesura, quella divisione tra nord, centro, non so bene dove lo mettiamo, e il sud. Comunque siamo qui anche per un'iniziativa promossa insieme alla provincia, al presidente della regione D'Alfonso, che stiamo aspettando, e dall'Unità, perché insomma l'Unità è tornata in edicola il 30 giugno dell'anno scorso dopo quasi un anno di chiusura, insomma è stato un momento molto drammatico e non era affatto scontato che tornasse in edicola. C'è tornata edita dal gruppo Pessina e da EIU, che è la parte del Partito Democratico, e quindi stiamo cominciando a cercare a questo punto di, però ha necessità di un radicamento nel territorio, anche di un ritorno di dialogo ma non solo con le persone strettamente del PD, ma insomma dell'area della sinistra, centro-sinistra o chiunque vuole, insomma deve essere anche uno strumento di dibattito, e quindi insomma stiamo cercando nei vari territori, al sud come al nord, di riconnetterci, come si direbbe adesso in termini digitali. E piccola parentesi pubblicitaria, se volete fare l'abbonamento è possibile poco più in là fuori dalla porta. Comunque torniamo al libro, e allora molti progetti, questo libro parla di progetti, una proposta per il Mezzogiorno d'Europa, e ci sono 11 progetti strategici e che appunto sono coordinati da Claudio Cipollini, che è lui, che è professore di economia, non è professore di economia, scusate, io sono un po' marziana,
e adesso però appunto il problema è perché il libro ha una prefazione di Matteo Renzi e c'è sempre una sua visione molto in positivo, che poi è quello, insomma, è un po' il suo leitmotiv per cercare di rimettere in moto l'Italia. Ed è probabilmente rispetto al sud, così, che spesso si per tanto tempo è stato fatalista o così negativo, come se comunque dovesse essere destinato a un declino permanente, e invece c'è questo voler farlo rialzare. Il problema è come, nel senso, come si può fare a invertire la tendenza, anche una tendenza sia alla, a un'economia ferma e sia anche a questo spirito culturale così di un po' di autocommiserazione. Io sono del sud, quindi non ho... Ecco, e magari in questi progetti Cipollini ci può spiegare come. Grazie, buonasera. La risposta innanzitutto del libro è una risposta appunto politica di Gianni, di voler aver voluto affrontare con questo libro questa questione. Io credo che la cosa significativa di come è stato impostato il libro è proprio la strategia, l'approccio che ha voluto dare al libro, ed è poi la cosa sulla quale abbiamo convenuto tutti quelli che ci hanno lavorato, perché oltre Gianni e Matteo abbiamo lavorato in circa 10 persone sui vari progetti. E la cosa, credo, da sottolineare, che facendo una battuta, questo non è un libro, questa è una bozza di programma strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno. Perché? Perché dentro il libro ci sono tutti i contenuti per fare finalmente, io mi permetto di dire, un piano di sviluppo del Mezzogiorno. C'è un posizionamento politico, c'è una visione politica del Mezzogiorno, c'è un ruolo che viene dato e proposto per il Mezzogiorno come Mezzogiorno d'Europa, ma come baricentro, centro del Mediterraneo, e in questo vengono delineate una serie di ipotesi di sviluppo economico e di progetti. Questa è un po' la caratteristica fondamentale di questo libro, che credo che vada attentamente. Oltretutto, un libro che è uscito mentre lo stavamo scrivendo, Renzi annunciò il master plan, ci costrinse nel mese di agosto a fare alcune variazioni e correzioni di rotta, ma è uscito anche come tempistica proprio nel momento in cui lo stesso governo ha focalizzato l'attenzione finalmente su questo tema Mezzogiorno. Recuperare il ritardo, diceva, non è che sia una cosa, nessuno ha la bacchetta magica, sicuramente ci sono alcuni aspetti, sì, ma scusate il ritardo, infatti. Innanzitutto, uno degli aspetti fondamentali proprio dell'impostazione del libro è, su alcuni aspetti, avere una visione macro del Mezzogiorno, non solo localistica e non solo regionale. E su questo ci sono una serie di temi sui quali poi torneremo, sulla quale si può benissimo affrontare a livello di pianificazione, di politica di sviluppo, il Mezzogiorno come un insieme. Altro aspetto fondamentale è quello delle risorse. Qui il libro, no, i progetti proposti, il libro non chiedono risorse produttive, risorse ce ne sono tante nei prossimi anni, sono circa 100 miliardi e bastano, se utilizzate e messe a reddito veramente, utilizzate bene, bastano e avanzano. Inizialmente uno degli aspetti proprio della visione, volevo citare nelle conclusioni di Gianni una piccola frase: quando si osserva il Mezzogiorno dall'esterno, un aspetto che balza agli occhi è la mancanza di una visione, di una strategia condivisa, promossa dai territori e inserita in un quadro nazionale. E questo un po', credo, il nocciolo di tutto poi come è stato portato avanti e sono stati elaborati i progetti e le varie proposte di analisi. Altri aspetti, innanzitutto, tutti i progetti che ci sono tutti coerenti con i POR e con l'accordo di programma 2014-2020, che sta partendo faticosamente in queste settimane. C'è in tutte le proposte un approccio manageriale, un approccio integrato, quindi non sono isolate fra di loro, sono viste per cercare di portare un contributo. Poi, come dice
Gianni stesso, possono essere queste 11, ce ne possono essere altre, l'importante è fare delle proposte operative, fattibili e che poi si mettano in moto, perché questo poi è l'unico sistema per creare condizioni di sviluppo, farle queste cose. Chi l'ha fatta queste proposte? Sono 11 progetti strategici, tutti fatti da esperti, da manager, da gente che ha lavorato e che lavora nel sud, nella maggioranza tutta gente del sud, quindi dimostrando la possibilità benissimo di avere le capacità, le competenze per poter fare dei progetti fatti bene. Non ci sono consulenti al tavolino come forse troppo spesso compaiono in queste situazioni. Quali sono gli aspetti che vengono toccati? Sostanzialmente quattro gruppi di progetti. Uno, un tema fondamentale che ha toccato e ha approfondito Carlo Borgomeo, quello della coesione sociale. Cioè, uno degli aspetti fondamentali del Mezzogiorno è quello di mettere in condizione, attraverso i servizi sociali di base, tutta la popolazione di avere più coesione e quindi di fare più massa critica, di crederci di più al sogno, alla visione che bisogna costruire bene, facendo partecipare tutti. La riutilizzazione, il problema delle mafie, quindi la riutilizzazione del patrimonio delle mafie con un approccio più imprenditoriale, quindi questi patrimoni che vengono sequestrati alle mafie varie, che siano messi a reddito e diventino finalmente delle opportunità di lavoro per i giovani, per le donne, per tutto il Mezzogiorno. Valorizzazione locale, uno per tutti, ma insomma poi vedremo gli altri. Il turismo. Il Mezzogiorno teoricamente sta in mezzo al Mediterraneo, la prima meta turistica del mondo, con 400 milioni di arrivi all'anno, è pieno di mare, montagna, beni culturali, parliamo di Grecia, parliamo di Roma, parliamo di Normanni, parliamo di Fenici, quindi abbiamo tutte le condizioni, eppure il 90% dei turisti che viene nel Mezzogiorno è del Mezzogiorno. Non arrivano stranieri, non arrivano pochi italiani dal nord e pochissimi stranieri. E questa è un'opportunità che non possiamo continuare a perdere. Peraltro l'Abruzzo, il presidente non c'è, ma insomma lo sa benissimo, perché l'Abruzzo è capofila, è nella conferenza Stato-Regioni è l'Abruzzo che tiene proprio le fila del turismo. E la stessa Abruzzo ha delle potenzialità, avendoci vicino un mercato enorme come quello di Roma e di Napoli, sulla montagna, anche sul mare, che può ancora sfruttare molto di più di quello che è stato fatto fino adesso. Basta vedere quello che è successo in altre regioni d'Italia, prendo Toscana, la più famosa, l'Umbria, e queste sono tutte potenzialità che vanno sviluppate. Nella proposta sul turismo si punta proprio a valorizzare in rete le realtà locali, però facendo massa critica sulle attività che sono la pubblica amministrazione, incominciando dalla promozione e quindi non andando a promuovere i territori con i singoli comuni, ma proponendo in questo caso tutto il Mezzogiorno come meta turistica mondiale. L'agricoltura uguale, puntare sulle valorizzazioni delle qualità, c'ha tantissime qualità il Mezzogiorno di prodotti di qualità, sia agroalimentari sia agricoli, bisogna metterli in rete fra di loro per diventare massa critica per competere sui mercati internazionali, se no rimarranno sempre orticelli piccoli che non potranno portare niente. Lo stesso sull'industria, ormai anche i teorici economici più avanzati sono consapevoli e hanno dichiarato che non si può fare sviluppo industriale se non c'è una condivisione con l'ecosistema locale, sfruttando e valorizzando le caratteristiche locali. Altro aspetto è quello della cultura dell'innovazione. Proprio ieri sono usciti i dati dello Svimez sulle spese per la cultura dal 2000 al 2013. Esce purtroppo ancora un dato non positivo, nel senso che al nord la spesa è diminuita del 25%, al sud è diminuita del 30%. A parte il fatto che diminuire la spesa con la cultura significa tagliarsi le radici per il futuro, purtroppo i tagli sono avvenuti più al sud che al nord. E qui nel libro c'è proprio un capitolo, un progetto sulla cultura che parte da Matera 2019 usandolo come volano, proponendo una rete di città della cultura per gli anni successivi fino ad arrivare ipoteticamente, diciamo come sogno, a costruire una rete delle città della cultura del Mediterraneo.
peraltro culla della cultura occidentale, quindi dove c'è il Cairo, dove c'è Atene, dove c'è Istanbul, dove c'è Roma, quindi tutte città che hanno, dove è nata la cultura 3.000 anni fa occidentale. Cultura che significa anche competenze digitali, cultura digitale, la base per l'innovazione. Se non c'è competenza digitale, cultura digitale, oggi l'innovazione è impossibile farla in qualsiasi settore. Altro aspetto è quello della mobilità delle persone, della merce e dei dati, ritornando. E quindi il problema del mezzogiorno è grave, quello della mobilità delle persone, delle merci fra le varie località del mezzogiorno. Ancora oggi spesso e volentieri per raggiungere i vari capoluoghi di regione e di provincia bisogna passare da... Salutiamo il Presidente. Arrivato, benvenuto il Presidente Alfons. Quindi mobilità, il tema della mobilità è un tema strategico per il Mezzogiorno. Se non si attivano i collegamenti di più fra le varie città del Mezzogiorno, continuiamo ad avere dei grandi handicap e dei grandi colli di bottiglia. Ma oltre al problema dei collegamenti fra le città del Mezzogiorno, il problema è anche quello della mobilità urbana, e quindi rivedere con un approccio più integrato la mobilità su ferro e su gomma pubblica per metterla a regime. Del resto sono tutte queste aziende sono in proprietà pubblica, quindi dal punto di vista tecnico della direttiva non ci vorrebbe niente, sarebbe abbastanza semplice quello di metterla a regime e farla funzionare di più. Ricordo che l'Italia è il primo paese d'Europa come auto per migliaia di abitanti, quindi siamo quelli che continuiamo a usare molto di più l'auto rispetto al trasporto pubblico. Banda larga, mobilità e merci, mobilità dei dati. Una settimana fa sono usciti dati che ancora confermano, purtroppo, anche qui, che dal punto di vista del digitale l'Italia è il 24esimo paese europeo. Non abbiamo, stiamo cercando di portare avanti la banda larga, ma il problema del digitale non è tanto la banda larga. Il problema digitale è che il 33% di noi italiani non usiamo internet. Il 57% riteniamo che internet non abbia quelle potenzialità. Quindi è un problema di cultura digitale, di competenze digitali, che nel mezzogiorno è più accentuato che al nord, ma sul quale occorre concentrare risorse, e non servono tante risorse in questo caso, e darsi degli obiettivi a breve termine, se no perdiamo il treno dell'innovazione del sistema imprenditoriale e perdiamo il treno dell'innovazione della pubblica amministrazione. Per ultimo, sostenibilità dei territori, altri temi affrontati nel libro e nella progettualità, quindi il tema della salvaguardia ambientale e dell'energia. Per ultimo, il tema della pubblica amministrazione, che ovviamente deve essere più responsabile, più innovativa e più collaborativa. Non solo più collaborativa al proprio interno, ma più collaborativa fra i diversi livelli, fra il comune, la regione e lo Stato, aumentare la collaborazione per consentire di intervenire sul cittadino e sull'impresa in forma unitaria. Oggi ancora, anche se la riforma Maglia da questo punto di vista sta mettendo una serie di interventi significativi, verso le imprese, verso le piccole e medie imprese sono troppi gli enti che intervengono in parallelo. All'impresa quello che interessa è che se ci deve essere un intervento sia di una pubblica amministrazione, poi possono essere vari. Infine il ruolo del terzo settore, strategico, specialmente sul welfare, sull'istruzione e sulla coesione sociale. Sono tutti interventi, tutti progetti sui quali, per esempio, noi abbiamo tirato fuori che potrebbero essere finanziati, proposti a finanziamento almeno 5 interventi sul piano Juncker. Il piano Juncker è decollato ultimamente, nel mezzogiorno ancora non c'è nessun progetto da questo punto di vista. Ed è qui un altro tema sul quale è importante vedere la collaborazione fra privati e pubblica amministrazione e fra pubbliche amministrazioni, perché il piano Juncker tende a progetti anche di livello macro regionale e interregionale. Insomma, politiche e progetti per un mezzogiorno possibile, una visione macro, la necessità di maggiore condivisione e collaborazione e proposte di progetti concreti per non scappare più e per cercare di recuperare il ritardo. Ecco, grazie. Allora, tutto salutiamo il Presidente D'Alfonso che è appena arrivato.
Io dunque, siccome prima mi ha spiazzato il presidente Marini e mi sono dimenticata di presentare, vabbè, l'aveva già fatto lui perché Gianni Pittella, europarlamentare del PD e presidente del gruppo socialisti e democratici, o democratici e socialisti insomma a Strasburgo, e poi il professor Francesco Massarelli che ha scritto dei capitoli nel libro e che adesso interverrà. Presidente Franco Marini non lo presento perché si presenta da solo. Io sono Natalia Lombardo dell'Unità, qui nella locandina c'era scritto Erasmo D'Angelis che è il direttore, ma vabbè, si è trasformato, sono cresciuti i capelli. Soldi per le frane, Erasmo D'Angelis. Soldi per le frane, già quando era al dipartimento del dissesto idrogeologico. E che non è potuto venire perché non sta bene, quindi insomma c'è avuto una piccola indisposizione, quindi sono arrivata io. Allora, a proposito, comunque appunto questo libro è Il Mezzogiorno dell'Europa, quindi poi Della ci spiegherà bene questo link. Comunque il professor Passarelli invece è docente di politica economica dell'Università di Teramo e quindi uno dei problemi del Mezzogiorno è sempre stato quello del non utilizzo dei fondi europei, fondi strutturali, insomma, e tante risorse sono spesso rimaste non utilizzate. Ora probabilmente questo non sarà successo in Abruzzo, io non lo so, sono entrati. Però il problema è come usarli tutti e come usarli al meglio anche per delle cose che possano poi riprodurre il lavoro, quindi se lo può spiegare sul passamento. No, non ho scritto nessuno dei capitoli nel libro e purtroppo non posso fregiarmi di questo onore, ma mi fa comunque piacere essere qua e commentare questo importante tema. Allora, rispondendo alle sollecitazioni appena svolte sul ruolo che i fondi strutturali hanno avuto nello sviluppo del Mezzogiorno, e utilizzando questa analisi, effettuare delle riflessioni sull'attuale situazione del divario Mezzogiorno-resto dell'Europa, dunque, mi piacerebbe ripercorrere molto velocemente quelle che sono le tappe positive della politica regionale dell'Unione Europea, della politica diretta all'aiuto nelle regioni svantaggiate. Di fatto è una politica che è stata introdotta negli anni '80 con l'introduzione del bilancio europeo, quindi con la messa in comune di risorse da parte dei Paesi membri, e che poi si è evoluta fino ai giorni nostri. Si tratta di non grandi cifre, quindi non dovremmo aspettarci dai fondi strutturali la soluzione di tutti i nostri problemi. Si tratta comunque di interventi che hanno nel tempo subito delle riforme sostanziali. Si partiva all'inizio con strategie di tipo generico, con basi concettuali molto deboli, e poi man mano si è evoluta la politica strutturale dell'Unione Europea verso interventi più qualificati con un livello di quantificazione più precisa e maggiormente coordinata. Questa è l'attuale politica strutturale dell'Unione Europea. Quando questa politica ha successo? Beh, ha successo nelle regioni obiettivo 1, che sono le regioni con un PIL pro capita inferiore al 75% della media comunitaria, quando è diretta alla realizzazione di infrastrutture. Infatti sono le regioni più povere, quelle meno infrastrutturate. Quando è diretta a finanziare interventi di coesione sociale, per esempio nel mercato del lavoro, o interventi a riduzione della povertà, e quando è finalizzata interventi di tipo specifico. Nelle regioni obiettivo 2 invece, quelle un po' più ricche, per darci un'idea, l'Abruzzo e il Molise ormai sono regioni obiettivo 2 perché hanno lasciato l'area regione obiettivo 1 ormai da lungo tempo, gli interventi più importanti e più efficaci riguardano le imprese e le iniziative di innovazione. Quali sono le aree dell'Europa, regioni obiettivo 1 e 2, in cui i fondi strutturali sono stati spesi meglio?
Beh, qui bisognerebbe sfatare un mito negativo, cioè non è vero che in Italia spendiamo particolarmente male, in alcune regioni italiane spendiamo male, in altre spendiamo meglio, ma ci sono regioni europee che spendono peggio di noi, per esempio le regioni, guarda caso, del nord Europa tendono a spendere peggio del sud dell'Europa. Regioni che hanno performato meglio dal punto di vista della capacità della pubblica amministrazione di trasformare gli interventi finanziari dell'Europa in attività concrete sono le regioni iberiche, però la Basilicata per esempio è una regione che ha performato molto bene. La Campania, fra le regioni campionate in questa ricerca che sto citando, molto meno bene. Quindi è un po' una situazione a macchia di leopardo, molto dipende dalla qualità della pubblica amministrazione e su cui mi spenderò qualche parola fra un attimo. Quali sono le aree in cui gli interventi regionali europei hanno avuto maggiore impatto, nel senso che hanno prodotto valutazioni positive ex post da parte delle autorità europee? Bene, sono le infrastrutture, tipo la costruzione di autostrade, ferrovie, ponti, aeroporti, eccetera, dove l'intervento è stato positivo. Il turismo è stato un settore in cui l'efficacia dei fondi strutturali è stata molto alta. Invece se andiamo a guardare l'aggiustamento strutturale, quindi interventi per esempio a sostegno dei settori in difficoltà o delle imprese in difficoltà, beh, è stato molto più lento e molto più inefficace. I soldi pubblici spesi in questo modo sono meno efficaci. Nell'ambiente invece i risultati sono stati buoni. Quindi finanziare interventi a tutela dell'ambiente e riduzione per esempio dell'inquinamento è sempre positivo. Molti degli interventi a tutela dell'ambiente si fanno attraverso la politica agricola comune, la parte strutturale della politica agricola comune. Invece come hanno performato gli interventi per rinnovazione? Qui l'efficacia è stata alta, ma di breve periodo. Quindi hanno prodotto risultati buoni ma non sostenibili nel tempo. Quali sono le criticità dell'intervento strutturale dell'Unione Europea? Di solito quando si formano gli obiettivi, e questi normalmente sono introdotti nei piani di sviluppo regionale, formulati quindi a livello regionale in partnership con l'Unione Europea, si tende ad essere troppo ottimisti, nel senso a dire questa spesa andrà sicuramente bene, quando in realtà ex post ci si accorge che questo non è vero. E questo per una scarsa capacità di prevedere soprattutto la sostenibilità dell'intervento stesso. Quindi arrivano i soldi, si spendono e poi una volta spesi non ci si cura di fare interventi di fondo A. Spesso anche per la mancanza della sostenibilità finanziaria, per esempio negli interventi di manutenzione e gestione dell'infrastruttura stessa. Spesso si fanno interventi troppo piccoli, sarebbe meglio invece fare interventi più grossi per raggiungere masse critiche maggiori, con problematiche, quindi con vantaggi legati alle economie di scala. Un'altra cosa su cui siamo molto carenti, non solo in Italia ma a livello europeo, è la possibilità di fare interventi regionali in coordinamento con altre regioni, quindi il coordinamento cosiddetto interregionale, che riguarda non solo altre regioni dello stesso paese, ma anche altre regioni di paesi diversi. Quindi per esempio l'infrastrutturazione interregionale è una cosa difficilissima, proprio perché la politica regionale dell'Unione Europea è basata su una segmentazione di questo tipo a livello geografico. La risposta dell'Unione Europea da questo punto di vista sembra essere abbastanza nella giusta direzione, del resto dopo 40 anni di esperienza qualcosa la stiamo imparando. Concentrazione di risorse negli ultimi interventi, strategie fondate su modelli di sviluppo, quindi per ottenere soldi dall'Unione Europea le regioni devono proporre piani di sviluppo credibili che abbiano una coerenza interna elevata, e qui mi sembra che per esempio le proposte di cui si parlava poco fa nel libro di Tutele Lepore rappresentano di per sé un modello di sviluppo credibile e internamente coerente. Un'altra cosa molto importante è la capacità amministrativa. Ecco, l'Unione Europea spende
parte delle sue risorse finanziarie proprio per educare e migliorare la capacità amministrativa delle regioni, la loro capacità di trasformare la spesa in intervento. E qui purtroppo siamo parecchio carenti, direi. Però in generale il punto è che le risorse europee in realtà non bastano a fare sviluppo, questo è il mio punto di vista, cioè non bastano soldi dall'Unione Europea in qualche modo a pioggia o comunque più o meno mirati per risolvere il problema del catch up o quel problema che abbiamo detto della riduzione del divario. Se guardiamo alle performance che si sono avute negli ultimi 40 anni, non c'è un'evidenza empirica netta, indiscutibile, non equivoca sul fatto che queste risorse abbiano ridotto il divario. Non è detto. Il divario, forse in assenza di queste risorse, sarebbe stato lo stesso, o se sarebbe stato più ampio, sarebbe stato di poco. Quindi queste risorse non hanno risolto i problemi. Quindi basare un modello di sviluppo sull'investimento delle politiche infrastrutturali europee è a mio avviso sbagliato, anche sulla base di questa evidenza empirica. È piuttosto il caso di pensare a un progetto di sviluppo endogeno, cioè che punti non tanto anche sull'infrastrutturazione, anche sull'impiego delle risorse finanziarie, ma soprattutto sull'accumulazione di quelle condizioni che portano un'economia a crescere dal suo interno. E qui la teoria economica è molto ricca. Gli economisti si sono interrogati molto su come promuovere la crescita nelle fasi avanzate dello sviluppo, quindi nei paesi già sviluppati. La crescita nei paesi poco sviluppati si promuove da sola, va da sé. La Cina cresce al 7%, è cresciuta per 20 anni al 10% da sola, non ha avuto granché bisogno di interventi. L'India sta facendo lo stesso, il Sud America sta facendo lo stesso. Ma quando un'economia è matura, ebbene allora bisogna interrogarsi sul tipo di sviluppo che si vuole conseguire, quindi sul tipo di intervento. La riflessione ha guardato a questo con una certa attenzione, sembrerebbe che la conclusione sia la seguente: nelle fasi avanzate di sviluppo la crescita si fa con l'investimento in capitale umano e in innovazione, cioè nell'investimento in quel tipo di capitale che cresce nel tempo, non che si accumula e rimane lì, che è tipico dell'investimento strutturale. Ebbene, se andiamo a guardare al livello di capitale umano nel Sud Italia, e queste sono le note dolenti, questo in parte è negativo, forse giustifica appunto la tesi, cioè l'assenza di sviluppo è in parte o grandemente, fortemente legata alla carenza di capitale umano e di innovazione. Il dato nel Sud Italia parla chiaro, è l'area dell'Europa in compagnia con altre aree molto meno sviluppate, molto meno ricche, in cui la percentuale di popolazione con un'istruzione universitaria è fra le più basse. Stiamo parlando del 13%, che è la categoria più bassa, cioè nelle statistiche europee la categoria più bassa è meno del 13%. Tutto il Sud Italia ci sta dentro. Significa che il Sud Italia, dal punto di vista della capacità dal punto di vista della qualificazione della propria popolazione, quindi dell'accumulazione di capitale umano, è fra le regioni più svantaggiate. Chi è in compagnia con noi? L'Est Europa, fondamentalmente. Tutto il resto dell'Europa, ad iniziare dal nord Italia, ma a crescere verso il centro dell'Europa, ha percentuali di gran lunga maggiore. Un altro elemento, questa volta non quantificabile, se non in modo indiretto, del capitale umano, dell'assenza di capitale umano e quindi di un ingrediente importante di crescita, il cosiddetto capitale sociale. Che cos'è il capitale sociale? Se lo chiedo a un ragioniere, il capitale sociale è quello della società, cioè sono i soldi che sono stati messi dai soci. Invece se lo chiedo a un sociologo e forse anche ad un economista, la risposta è ben diversa. La risposta è una categoria molto importante, a mio avviso, della crescita, che fu classificata o identificata proprio da due studiosi. Uno si chiama Benfield negli anni 50, che andò a
una cittadina della provincia di Potenza, Chiaromonte se non ricordo male, a studiare il Sud Italia, perché l'Italia fosse il paese avanzato al mondo con il più ampio divario regionale interno, nord-sud. L'Italia non ha uguali al mondo, il divario fra nord-sud che c'è, il divario fra regioni della stessa nazione che c'è in Italia, fra nord e sud, non c'è da nessun'altra parte. Andò appunto, come dicevo, negli anni 50 a studiare la società meridionale a Chiaromonte, coniò il tema di familismo morale, l'idea che ci fosse molta fiducia, ma che questa fiducia fosse concentrata all'interno di gruppi di persone che o per relazioni di parentela o di amicizia si conoscessero. Quindi al Sud Italia si dà fiducia solo alle persone che si conoscono e non si dà fiducia a chi non si conosce. Questa era la sua tesi. Una tesi che poi è evoluta con Patran negli anni 70, il quale venne in Italia anche lui per scrivere la sua tesi di dottorato e riprese in mano e rilanciò il concetto di capitale sociale. Patran è un grande sociologo economico di Venezia. Allora che cosa succede? Succede che nel Sud Italia manca la fiducia. La fiducia significa la capacità di fidarsi di una persona sconosciuta. Si può misurare, ci sono dei misuratori nelle World Value Survey che vengono quantificati ogni 5 anni e il Sud Italia purtroppo è fra le regioni più in ritardo. Perché si parla di capitale sociale, ovvero di assenza di fiducia? Perché la fiducia è un ingrediente importante per le transazioni economiche e quindi è forse l'ingrediente numero uno per generare sviluppo. Allora, se si vuole generare sviluppo bisogna investire in capitale umano, ma anche investire in quelle politiche che poi siano in grado di generare l'accumulazione di fiducia all'interno della popolazione. Se ci sarà un secondo giro di tavolo, magari mi soffermerò ancora su questo. Grazie, molto interessante. Dunque, a proposito del divario, riprendiamo quello che diceva il presidente Franco Marini all'inizio, cioè appunto questo divario endemico, insomma, che adesso abbiamo appurato anche essere il peggiore in assoluto, insomma, in un territorio tra l'altro così piccolo, tra nord e sud. Ma questo il familismo, che poi tutto sommato è un'altra caratteristica del sud, spesso porta alla corruzione, cioè al clientelismo, ecco, quanta responsabilità c'è della politica in questo ritardo per il Sud e quanto adesso nella politica, diciamo, sto parlando nei secoli dei secoli, insomma, diciamo, nella storia, e quanto adesso che prospettiva c'è? Insomma, questo lo chiedo al Presidente Marini. C'è un incastro. Ma io cerco di essere breve perché dato il rilievo della questione che stiamo affrontando, credo che a Luciano D'Alfonso e a Pittella aspetti il tempo necessario per fermarsi attorno alle cose concrete che il professore che è intervenuto per primo sul libro ci ha dichiarato. Guardi, perché se cominciamo a parlare di familismo e di degenerazioni della realtà italiana non ne usciamo più. Certo, c'è anche questo. La politica è fondamentale per uscire dalle difficoltà. Deve avere un livello elevato sempre. Noi abbiamo avuto anche in questi ultimi 20 anni contraddizioni nella nostra realtà e un livello della politica che insomma ci ha portato spesso a contraddizioni molto forti. Non c'è stata una visione generale comune per il paese e quindi recuperare una politica che lasci da parte il familismo, che ha alcune degenerazioni nel nostro mezzogiorno che conosciamo, e insomma riesca, come nel libro si dice, io voglio sottolineare un'idea di paese, e fa un esempio già di tema, quella dell'intervento che c'è stato in Italia da parte dello Stato a partire dagli anni 50 fino agli anni 70, una cosa assolutamente straordinaria. Io Pittella l'ho salutato prima, Luciano D'Alfonso forse sapete che è stato un grande sindaco di Pescara, credo che lo sappiate. Io penso che possa essere pure un grande presidente di regione, non lo è ancora perché deve fare il suo cammino, perché non è che lo regaliamo oggi
questa, però insomma c'è, è un riferimento come sindaco certamente per il nostro amico Alessandrini che sta su quella strada oggi, che è Luciano, può essere un punto di riferimento. Io, come vi ho detto, non voglio farla lunga, però ho un po' tre cose interessanti, penso di sottolinearvi, che toccano un po' il cuore di questo problema anche della crisi italiana e della spaccatura italiana, nord e sud, molto forte, che si è riacutizzata rispetto a un cammino che comunque è stato fatto precedentemente. I dati sono tanti, il professore ce li ha, il quadro ce l'ha fatto, io vorrei darvene uno solo sul PIL, sul prodotto nazionale, sul prodotto interno lordo. Anche nel 2014, questa è una crisi che dura dal 2008, lunga, forse la crisi più grave di quelle che l'Occidente ha conosciuto dopo la crisi del 29 americana, veramente grave. E anche nel 14 e il 15 credo che non sia stato molto differente, per il settimo anno consecutivo il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è ancora negativo, ancora meno 1,3%, con un calo superiore di un punto percentuale rispetto al centro-nord, che ha avuto solo un segno negativo dello 0,2%. Nel lungo periodo, questi dati che ci hanno riportato fortemente indietro come regioni meridionali, non è che è più leggero, in un certo senso è più pesante, perché se guardiamo dagli anni che vi ho detto, il 2008 e il 2014, della durissima crisi italiana, dalla quale probabilmente Renzi ha ragione quando dice che si vedono dei segnali. Non siamo fuori e non siamo nemmeno correndo per uscire dalla crisi, però alcuni segnali ci sono di movimento della nostra economia. Però in questi anni di tutta la crisi il Mezzogiorno ha perso il 13% della ricchezza prodotta, un'enormità, e ci stiamo dentro a partire dalle condizioni e delle possibilità di acquisizione per i giovani del lavoro, che è molto tornata dietro. L'Abruzzo è stato tra quelli che ha avuto il colpo maggiore in questo periodo, 15-13% di perdita. Il centro-nord il 7,4%, che è un'enormità pure questa, perché in Veneto e in Friuli, in alcune aree del nord, noi abbiamo avuto difficoltà che non si erano conosciute ormai da 30 anni, da 20 anni, con sviluppi industriali che avevamo. Questa è la fotografia. Come si può, e no, voglio aggiungere a questo un altro dato che forse è il più grave anche rispetto all'occupazione. Noi abbiamo avuto un arretramento sul piano industriale inimmaginabile, cioè noi abbiamo aree in particolare del nostro Mezzogiorno, perché se cala il reddito prodotto del doppio di quando cala al centro-nord, vuol dire che si vedono pure le conseguenze. Le conseguenze sono innanzitutto la mancanza di lavoro, e quindi noi abbiamo avuto anche al nord, ma in particolare nell'area meridionale e qualche punto dell'area centrale, proprio aree che sono diventate deserte, capannoni abbandonati, ne conoscete pure in Abruzzo, e quindi un arretramento sul piano della spina dorsale di un'economia industriale, di un'economia moderna che si sviluppa, che è l'industria. E da lì dobbiamo con questa attenzione cercare di ripartire. Qual è la causa di questa grande difficoltà? Noi siamo arretrati sul piano della domanda interna, perché spesso noi diciamo vanno bene le esportazioni. Ed è vero, sono andate bene, adesso c'è un certo freno, ma sono andate bene. E le esportazioni ci hanno tenuto in queste condizioni, ma potevano essere peggiori. Però le esportazioni coprono la spinta all'economia interna per il 30%. Il 70% viene dai consumi delle famiglie. E in questo periodo, questo arretramento forte del prodotto interno lordo ha fatto sì, e la preoccupazione
per il futuro dei giovani che le famiglie hanno avuto molto forte, noi abbiamo avuto un arretramento della domanda interna che vale per il 70%, pesa per il 70% rispetto al 30% delle esportazioni e che ci ha fatto arrivare alla situazione in cui noi siamo. Ci sono delle scelte che si devono fare per cercare di dare una sterzata forte, il più forte possibile, e la politica questa, dovremmo cercare di dare. Secondo me ci sono. A livello immediatamente politico, rispetto alla programmazione che c'è nell'intreccio del sostegno europeo, dei fondi europei dal 14 al 20, dentro questa programmazione i fondi europei ci saranno. Credo che abbiamo imparato a spenderli meglio, abbiamo capito che bisogna fare uno sforzo in questa direzione straordinario, perché altrimenti sarebbe proprio inaccettabile restare con i fondi bloccati con la situazione che stiamo discutendo questa sera. E io dico a Pittella, che gioca un ruolo non solo in Europa, ma per la responsabilità che è in Europa, anche col governo italiano ovviamente. Io voglio dire, stiamo però sempre attenti, al di là dell'utilizzo forte delle risorse europee, che insomma questi fondi per la coesione nostri, italiani, con le difficoltà che ci sono anche in aree del nord e del centro, insomma, che magari per ritardi anche nostri non prendano una strada che non siano finalizzate esclusivamente all'area più colpita da questa storia che abbiamo vissuto in questi 6-7 anni. Non debbano prendere, questo lo sottolineo in particolare a Luciano, che ha il rapporto come Presidente della Regione nei rapporti con il governo discutendo di queste cose, questo rischio bisogna cancellarlo, perché questo rischio in Italia c'è sempre quando i punti più forti della nostra struttura sono in grado di condizionare, e questo credo che Pittella ce l'abbia, come ce l'ha nel suo libro, assolutamente chiaro, insomma, e su questo si può fare un grosso lavoro. C'è bisogno di un'idea di paese, che c'è nel libro di Pittella, quando si fa la domanda, il dualismo economico e sociale è una condanna storica. Certo, la paura che sia una condanna storica può ritornare, perché non c'è dubbio che finita la seconda guerra mondiale noi eravamo in ginocchio. Il Sud non era partito mai ancora per cercare di mettersi in rapporto con lo sviluppo dell'area nordica del paese e di alcune aree forti del centro, non c'era. Però allora i governanti di allora, la politica di allora, ci fu la resistenza, ci scontrammo, i democratici tutti assieme, poi il peso della divisione del mondo, la guerra fredda ci allontanò pure. E chi giocò il ruolo di opposizione lo giocò, secondo me, dopo le prime difficoltà degli anni 46, 47, 48, lo giocò in una maniera di una opposizione di stimolo. Chi andò al governo dopo la Costituente e la Costituzione, diciamo dal 48 in poi, adesso la storia fa giustizia di tutto. Fu una classe di governo assolutamente straordinaria, perché riuscì ad avere l'idea forte di paese. La Cassa del Mezzogiorno, che ha avuto alti e bassi nel corso dei decenni, sia chiaro, forse alla fine forse era un po' logorata la società. Qui nel libro, un testimone speciale. Ecco, sono un testimone speciale perché per un periodo di tempo ci ho lavorato accanto al ministro Pastore. E quindi c'ero pure io in quel periodo, uscito dalla CIL e poi rientrato, questo era stato il segretario, il fondatore della CIL. Bene, devo dire, ma non lo dico io, adesso lo dicono tutti. Ci fu un'idea fortissima, la Cassa del Mezzogiorno fu uno strumento forte. Dove si impegnò? Sulle grandi infrastrutture. Il nostro Mezzogiorno era fermo ad una condizione contadina e povera, non solo contadina ma agricoltore, contadina e povera. Si trovò questa struttura e grandissimi finanziamenti dello Stato per alcuni obiettivi di civiltà fondamentali, l'acqua nel Mezzogiorno, grandi acquedotti, un lavoro straordinario, la viabilità, le infrastrutture tutte, l'intervento anche, e poi
con il ministro Pastore, fu ministro, non mi ricordo bene, adesso 6-7 anni, con una presenza industriale impensabile. Qualcuno può dire, ma furono grandi investimenti per l'industria di base, è vero, l'acciaio, la chimica, però allora nessuno pensava che l'industria di base sarebbe stata messa da parte piano piano nei decenni, ma allora industrializzò il paese anche in mezzogiorno, un enorme salto in avanti. Negli anni 60, questo capisco, e fatemi dire pure che anche la gestione sindacale, la forza dei sindacati allora non si restrinse in una polemica continua e basta. Certo, erano sindacati fortissimi e spinsero nella direzione degli investimenti e dello sviluppo, certamente, facendo tra l'altro fortemente l'interesse dei lavoratori, perché negli anni 60 con la grande industrializzazione i sindacati furono capaci di far aumentare i salari che erano molto bassi in partenza, e questo con la domanda interna che si allargava, cosa che non è successa in quel periodo dall'8 al 14 ora in Italia, con la domanda interna che si allargava, dettero ossigeno alla produzione industriale. Quindi si intrecciarono delle cose e ripeto, lo voglio dire così, che ci fu anche specialmente in questa fase dell'industrializzazione una opposizione che faceva l'opposizione duramente, ma insomma non con certi scivolamenti che vediamo in queste fasi di come va l'opposizione, insomma di spettacolo, più di spettacolo che di forza magari di imporre alla maggioranza anche del paese. Ecco, saltiamo tutto, però una cosa non la vorrei saltare, poiché vedi qualcuno degli amici anche del sindacato, c'è da dire che nell'ultima fase, ora, su un punto, i professori di economia lo possono sostenere, lo possono far accettare. Nell'ultima fase noi abbiamo avuto anche un fermo e un adattamento di una costruzione di politica salariale da parte dei sindacati del nostro paese che non era più adeguata al cambiamento del mondo, alle fabbriche come sono oggi, allo sviluppo tecnologico e alla sua corsa, che è una cosa straordinaria di cambiamento. Largamente posti di lavoro che saltano, poi si recuperano, perché poi lo sviluppo può farli recuperare, ma è comunque un momento di crisi. E qui c'è stata una lunga discussione. Guardate, io qua stamattina un mio amico che era il mio addetto quando ero presidente del Senato, mi ha ridato una, perché qua poi parliamo di tempi lunghi, perché poi a volte diciamo Renzi sbaglia o Renzi fa bene. Renzi una sfida la sta dando, naturalmente sono 2 anni che c'è, noi parliamo di momenti più lunghi, quindi anche la critica di dire ma lui insiste nel dire e ne vorrei vedere, sono 2 anni che sta al governo, qua io ho un occhio a 20 anni, no? Non a 2, perché queste cose sono nate così. Allora questo mi ha dato stamattina una mia intervista del 30 luglio 2010, quando sulla politica industriale, la politica sindacale italiana, apparve un abruzzese di Chieti, Marzione. E in questa intervista del Corriere della Sera dice: Marini, 2 punti, cos'è stato questa cosa di Marzione? Uno scossone salutare, come nell'84 lo scontro sulla scala mobile. Allora qua io voglio portarvi ad un punto, poiché noi siamo rimasti dietro perché la produttività del lavoro si è fermata in Italia, non ha camminato più, la Germania ci ha surclassato, altri paesi pure, siamo in coda all'Europa. Perché? Dove si contratta la produttività? Prima si contrattava per grandi complessi industriali e per grandi settori, facevamo i contratti dei metalmeccanici, degli edili, per stare nell'industria, dei chimici, erano grandi settori che guardati paese per paese erano diversi,
c'era chi aveva sul piano tecnico, tecnologico fatto più passi di noi, però non c'erano irrecuperabili differenze, c'erano blocchi. E quando sono grandi blocchi di milioni di lavoratori da un paese all'altro, la differenza ci può essere, un po' cresce di più la produttività del lavoro da una parte e un po' meno nell'altra. Noi siamo entrati in una fase, io perciò ho detto questo, però aggiungo pure che mi dice, ma anche lei subisce il carisma del manager in maglioncino. No, le dirò anche che non mi piacciono certe sue espressioni ultimative, certe rotture di scatole che, era, che ha ancora come vizio fare nei rapporti con i sindacati. Quello c'è. Però l'idea che ci aveva era chiara. Allora, noi siamo rimasti dietro perché ormai il mondo è cambiato tanto che il rapporto tra i salari e tra le conquiste sindacali non riguardano più i grandi blocchi che non hanno poi differenze irrecuperabili. No, oggi spesso i settori hanno la produttività che è costretta a contrattarsi azienda per azienda con la globalizzazione. Vanno le aziende fuori, quando le abbiamo conosciute pure in Abruzzo, per le convenienze. E allora questa discussione delle organizzazioni sindacali sulla positività di una contrattazione che non si riduca al contratto nazionale, che può servire ancora per difendere livelli magari davanti all'inflazione di salari ad un certo livello. La produttività si può contrattare in azienda nelle realtà, non si scappa da questo. Perciò dico, Marchionne un punto l'ha toccato, quello, poi sul come poteva farlo per un po' discutere, ma quello, da quello non si scappa. Allora quest'anno noi abbiamo avuto sul lavoro, e finisco, tre cose importanti. La prima, finalmente le confederazioni hanno fatto un'intesa sulla contrattazione dove per la prima volta entra anche lo spazio per la contrattazione, la chiamano di secondo livello, diciamo aziendale. Io non sono affatto sicuro che siano pronti a negoziare questo, ma questa è una cosa, se vuoi recuperare la produttività del lavoro, lì passi. Perché lì si contratta, altrimenti ce la mettiamo da parte e continueremo ad arretrare. Questo è un punto non soltanto di politica sindacale, di politica economica generale. È uno strumento che deve andare in questa direzione. Hanno fatto il passo perché il documento firmato a gennaio tra le confederazioni mette questo strumento come uno strumento fondamentale. Speriamo che non ci siano resistenze che facciano tornare indietro. E devo dire che anche il governo, su questo, a parte il job act, che è un'invenzione di due economisti, diciamo così, di sinistra, uno dei due di più dell'altro, 5 anni fa, un libretto del presidente dell'INPS, sì, e Garibaldi, un economista torinese, un ragazzo di sinistra bravo, fecero un libro in cui venne fuori le coperture crescenti, sì, piano piano si può andare, 5 anni fa, da questo è venuta fuori. Io prendo per buono, almeno mi auguro che sia positiva e che regga questo dato che ci è uscito fuori in questo periodo, perché qualcuno ha detto no, ma i posti di lavoro a tempo indeterminato sono legati alla decontribuzione, all'abbassamento dei contributi che fate pagare per se trasformate un rapporto precario a tempo indeterminato. Alto, 8.000 euro l'anno, adesso da gennaio diventano 4.000, si sono tagliati a metà gennaio, però non si sono persi i posti di lavoro che aumentavano a tempo indeterminato. Questo è un segnale che può essere positivo, non basta un mese, va ulteriormente verificato, perché allora vuol dire che se si allarga questa possibilità, insomma, c'è uno spazio in quella direzione. Poi non li spiego, non li voglio, il governo ha fatto 2 disegni di legge, uno sul lavoro autonomo, noi agli artigiani e ai commercianti, i professionisti e i giovani delle partite IVA e della collaborazione continuativa, eccetera, che sono 1 milione da una parte e 700-800 mila dall'altra, quindi qualcosa di grosso, che nei suoi contenuti dà a questi contratti che erano precarie, che erano nella mano del datore di lavoro, delle certezze che prima non avevano. E quindi un punto serio, e l'altro disegno di legge sulla povertà, individuando il numero
1.100.000 famiglie in Italia in cui si può cercare di dare il sostegno. Quindi ci sono dei segnali che possono essere positivi. Come dicevo prima, per il Mezzogiorno, quei fondi italiani devono essere spesi per il centro sud, come nella programmazione. E per il lavoro si comincia a vedere qualche segnale assolutamente positivo come questi tecnici. Mi fermo qui e chiudo dicendo che è tempo oggi di unità sindacale. Quando sentiamo dire ma i sindacati sono trattati male, ve lo voglio dire io, che ho vissuto questa esperienza direttamente. E qualcuno dice, ma poi Marini dice sì all'unità sindacale. Certo, nel 70 io ero contrario, non ero d'accordo. C'era ancora una divisione ideologica che pesava sui sindacati. Oggi questa non c'è più e c'è la necessità di una unità di intenti e di programmi e di azione sindacale che può influire sulla produttività del lavoro e può ridare forza ai sindacati. La divisione oggi proprio non trova le ragioni di fondo che c'erano allora negli anni 70, quando insomma poi avevamo unità d'azione, ma non unità sindacale. Io credo che questa cosa non possa essere trascurata. Grazie.